Se io domando, ma tutti voi siete peccatori? Sì, padre, tutti. E per avere il perdono dei peccati ci confessiamo. E come vai a confessarti? Ah, io vado, dico i miei peccati, il prete mi perdona, mi dà 3 Ave Maria da pregare e poi torno in pace. Tu non hai capito niente. Tu soltanto sei andato al confessionale a fare un'operazione bancaria, a fare una pratica di ufficio. Tu non sei andato vergognato lì di quello che hai fatto. Hai visto alcune macchie nella tua coscienza e hai sbagliato perché hai creduto che il confessionale fosse una tintoria per chiudere le macchie. Sei stato incapace di vergognarti dei tuoi peccati. Se tu non hai coscienza di essere perdonato, mai potrai perdonare. Mai. Sempre c'è quell'atteggiamento di volere fare i conti con gli altri. Il perdono è totale, ma soltanto si può fare quando io sento il mio peccato, mi vergogno o vergognate e chiedo il perdono a Dio. E mi sento perdonato dal Padre. E così posso perdonare. Dal contrario non si può perdonare. Siamo incapaci. Per questo il perdono è un mistero. Chiediamo oggi al Signore la grazia di capire questo 70 volte 7. Chiediamo la grazia della vergogna davanti a Dio. È una grande grazia. Vergognarsi dei propri peccati e così ricevere il perdono e la grazia della generosità di darlo agli altri, perché se il Signore mi ha perdonato tanto, chi sono io per non perdonare?